Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, il video di oggi tratterà su come sapere se la persona con la quale state uscendo, vi state frequentando, è veramente la persona giusta, cioè quella persona che potenzialmente potrebbe diventare vostro marito o vostra moglie. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di accendere la campanellina per le notifiche se usciranno dei nuovi video. Allora, tornando al video, è la persona giusta se chiaramente ti cerca. Perché se ti cerca è importante, perché è chiaro che se siete sempre voi a fare la prima mossa, sempre voi a mandare il primo messaggio, sempre voi a fare la prima telefonata, è chiaro che la persona che avete davanti non è coinvolta. È la persona giusta se ogni scusa è buona per vederti. Faccio un'ipotesi. Mettiamo, ci sono due fidanzati che stanno per esempio in una città. Uno dei due lavora, non ha importanza il sesso. Però dopo che stacca dal lavoro, comunque, anche se sei stanco, secondo me, o stanca, secondo me dovresti andare a trovare appunto il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Perché appunto tu vuoi stare con lei o con lui. Tu ci vuoi stare perché ami quella persona, quindi ci vuoi appunto stare. Diverso il discorso per chi tiene delle relazioni a distanza, perché chi ama a distanza il discorso si complica perché non è che lui o lei stacca dal lavoro, ti viene a trovare. Non può farlo, cioè come fa? Il viaggio, mettiamo, è lungo tutto quanto, quindi è più difficile vedersi. In quel caso è una parentesi a parte. Poi la persona giusta, se chiaramente ti dice ti amo, perché se uscite chiaramente con una donna o con un uomo che non vi dice mai ti amo, questa parola, questa frase, queste due parole importanti, c'è qualcosa che non va, perché dire ti amo è come dire tu per me conti davvero tanto, tanto ti amo. È una cosa veramente molto bella, che fa piacere sentirsi dire se esci con qualcuno. Chiaramente la persona giusta se ti fa dei regali, ma non regali quelli comprati, quelli che per intenderci esci, vai in un negozio. Non quel genere di regalo. Regali come intendo io, sono regali che in realtà non si comprano, tipo, mo ci vuole, anche dire ti amo può essere un regalo. Non per forza che devi andare in un negozio a comprare, che ne so, qualcosa per la tua fidanzata o il tuo fidanzato, no, assolutamente. Anche perché io personalmente, io, non so voi, però io non guardo i regali materiali. Io guardo altro genere di regali che sono sempre regali, per come sono fatta io. E la persona giusta se non cerca di cambiarti. Io ho sentito storie reali per giunte in cui due persone stavano appunto uscendo insieme. Chiaramente si sono detti fin da subito quali erano i difetti l'uno dell'altro, per intenderci. Però poi alla fine queste persone si sono ritrovate con un compagno o una compagna che cercava di cambiarli perché magari gli dava fastidio quel difetto. Però se ti dà fastidio quel difetto, soprattutto se la persona te l'ha detto prima di mettersi con te, prima, tu non cerchi poi di cambiarla, cioè non ti ci metti proprio insieme. Perché non esiste, non esiste proprio. Per fare soltanto un esempio, stavo vedendo un video che hanno fatto due ragazze in cui dicevano le loro disavventure con gli uomini. E praticamente una delle due ha detto che stava uscendo appunto con un ragazzo, questa qua fa un lavoro appunto che la tiene impegnata tutti i fine settimana, soprattutto i fine settimana. Praticamente ha cominciato a uscire con questo ragazzo, però all'inizio lei gliel'aveva detto, all'inizio, guarda, mettiamoci insieme, però sappi che io ho questo lavoro qua. Dopo qualche mese
ma io non voglio una relazione così. Allora che ti ci sei messo insieme a fare con questa ragazza? Se lo sapevi dall'inizio che era così. Però purtroppo non siamo tutti uguali. E la persona giusta se fa delle cose per te che normalmente non farebbe mai per nessuno, tipo un sacrificio, che ne so, rinunciare, per esempio nel caso di lui, rinuncia a vedersi la partita con gli amici per stare con te. Nel caso di lei rinuncia, che ne so, a una lezione di danza per appunto per stare col suo ragazzo, per fare un esempio. Poi la persona giusta, se chiaramente è un punto importante, se ti dice sempre la verità, almeno che se non ti mente per farti delle sorprese, per farti delle sorprese, tipo ti sta organizzando una festa di compleanno a sorpresa e tu noti un cambiamento che magari non ti dice più quello che fa perché è impegnato per farti la sorpresa o impegnata. Perché questo video è sia per gli uomini che per le donne in generale. Però io penso che la persona giusta ti dovrebbe dire sempre la verità, cioè non esiste che ti nasconde delle cose. Non esiste niente perché altrimenti non è più la persona giusta, perché ci vuole fiducia. E soprattutto è la persona giusta se ti presenta agli amici o alle amiche e alla famiglia, perché è chiaro che se voi frequentate un uomo o una donna che non vi presenta agli altri, non vi presenta a nessuno, ma vuole tenervi stretto o stretta tra le sue braccia, c'è qualcosa che non va perché vuol dire che non si vuole impegnare seriamente, vuol dire che sta giocando con voi perché io penso che quando frequentate qualcuno, se veramente c'è intenzioni serie, vi presenta alle persone perché non vi vuole tenere nascoste o nascosti. Assolutamente, non sta scritto da nessuna parte perché questa è una cosa veramente molto brutta. Bene, ragazzi, io per questo video ho finito. Se volete che faccio altri video, scriveteli qui sotto nei commenti. Se volete che faccio altri video, non per forza di questo genere qua, posso fare anche altri generi di video. Comunque scrivete tutto nei commenti se volete che faccio appunto altri video. E a presto.